Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Technology Mania e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi riassumerò tutto quello che è stato presentato nell'evento Apple tenutosi il 21 marzo 2016 a Town Hall in Cupertino. Detto questo, iniziamo! Intanto voglio ricordarvi che domani, 1 aprile 2016, rispetto a quando è uscito questo video, Apple festeggerà il suo 40° compleanno. La conferenza si apre con Tim Cook che annuncia i risultati ottenuti da Apple. Infatti Tim dice che attualmente ci sono più di 1 miliardo di device Apple in uso in tutto il mondo. Successivamente si è parlato di due progetti molto importanti per Apple, ovvero energia rinnovabile e anche la percentuale di energia e materiale rinnovabile che Apple utilizza attualmente. Si è parlato anche di riciclo. Il secondo progetto è salute, infatti sono stati mostrati degli esempi di alcune applicazioni sviluppate con il framework di ResearchKit. Oltre a ResearchKit è stato presentato un altro framework open source utile a sviluppare applicazioni che monitorano le condizioni mediche. Passiamo ad Apple Watch. Apple Watch che è stato lo smartwatch più venduto del mondo. Per Apple Watch inoltre sono stati presentati nuovi cinturini e il prezzo di vendita del modello meno costoso adesso è di $299. Ci sono novità anche per Apple TV. Ora nell'App Store di questo dispositivo ci sono 5.000 applicazioni. Inoltre per tvOS ci sarà un aggiornamento che introdurrà molte novità, tra cui le cartelle, le live photos e anche Siri in App Store. Questo aggiornamento sarà già disponibile dal 21 marzo. Arriviamo quindi alla parte più importante di questo evento, ovvero la presentazione di iPhone SE. Apple infatti ha deciso di riproporre un 4 pollici sia per le persone che amavano i telefoni piccoli anche per chi si avvicina al mondo iPhone. iPhone SE è appunto uno smartphone da 4 pollici che è esteticamente identico ad iPhone 5S, a parte per la scritta SE nella parte posteriore del dispositivo che serve a contraddistinguerlo, ma internamente è un iPhone 6S. Infatti questo iPhone è dotato di un processore A9 con coprocessore di movimento M9. Inoltre possiede una fotocamera da 12 megapixel in grado di girare video in 4K e anche di effettuare le live photos. Questo iPhone è presente nei modelli da 16 e 64 GB, con prezzi rispettivamente di 509 e 609 euro. I colori sono gli stessi di iPhone 6S, quindi grigio siderale, argento, oro e anche oro rosa. Questo iPhone sarà possibile ordinarlo a partire dal 29 marzo 2016. Parlando di software, in questa conferenza è stato presentato iOS 9.3. Per vederne tutte le novità cliccate sulla scheda qui in alto a destra. Altra novità hardware è l'iPad Pro da 9,7 pollici. Il display di questo iPad riflette del 40% in meno rispetto ad iPad Air 2 ed è il 25% più luminoso. Molto importante è anche il True Tone Display, che modifica i colori del display del dispositivo a seconda dell'ambiente in cui ci troviamo. Anche qui, come sull'iPad più grande, troviamo 4 speaker, il processore che è un A9X, affiancato anche qui dal coprocessore di movimento M9, che supporta anche la funzione Hey Siri Always On. La fotocamera anche qui presenta dei miglioramenti, infatti è una 12 megapixel con anche il True Tone Flash, che sull'iPad non si era mai visto. Questa fotocamera ha anche la capacità di registrare video in 4K. Sono presenti anche qui degli accessori come la Smart Keyboard e l'Apple Pencil. Inoltre sono stati presentati degli adattatori per migliorare la produttività con questo dispositivo. Sarà sempre presente nelle 4 colorazioni in tagli di 32, 128 e per la prima volta 256 GB. Bene ragazzi, spero che questo riassunto vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like a questo video, commentatelo e condividetelo anche sui vari social network. Seguitemi anche su Facebook, Twitter, Google+, Instagram e anche su Zoo, dove pubblico informazioni e aggiornamenti. Ovviamente tutti i link li trovate giù in descrizione. Ma soprattutto iscrivetevi al canale e c'è da Mr. Technology Mania.